Museo Hemingway, Villa Caerizzo Lucca, Bassano del Grappa. Sono arrivati gli asparagi, vi aspettiamo nei nostri ristoranti, ristorante Pioppeto e ristorante Dalla Mena a Romano De Zelino. Gist Italia, riferimento per tutti gli appassionati della bici. Ciao da Tiberio, ogni giorno arrivo nella tua città a prezzi favolosi, 1, 2, 3 euro. Alla corte solo cose buonissime. Un ben trovati con Mosaico da Villa Caerizzo di Bassano, dove seguiremo le premiazioni della nona edizione del Premio Letterario Nazionale Voci Verdi 2016. Nona edizione per il Premio Letterario Nazionale Voci Verdi, evento culturale organizzato dall'Associazione Culturale Va Pensiero al fine di far conoscere e valorizzare nuovi poeti, scrittori e giovani disegnatori. Nel pomeriggio di sabato 28 maggio 2016, l'elegante cornice di Villa Caerizzo di Bassano ha ospitato le premiazioni dei vincitori delle sezioni Narrativa e Poesia a tema libero, Fumetto e Premio Giovani, entrambe con tema La bicicletta, Dolce viaggiare su due ruote, Salute e rispetto dell'ambiente. Spazio anche alla musica con il coro Voices of Joy, diretto da Marianna Bordignon. E qui nel giardino di Villa Caerizzo ho trovato Maria Nives Stevan, la presidentessa dell'associazione Va Pensiero che organizza Voci Verdi. Beh, doveroso un commento su questa nona edizione, edizione 2016. Come sono stati i lavori presentati? Guardi, meravigliosi nel senso che hanno veramente dato molto più che negli altri anni. Quindi il viaggio di questo meraviglioso progetto culturale che è nato dall'Associazione Culturale Va Pensiero, che però ho promosso io come Maria Nives Stevan, nel senso che volevo dare un tocco di cultura, ma soprattutto anche promuovere il territorio, perché noi viaggiando, itinerando di anno in anno in ville storiche, in palazzi, abbiamo dato la possibilità a tutti coloro che arrivano dall'Italia, perché abbiamo Sicilia, Sardegna, in sala ci sono torinesi, alunni che arrivano da Reggio Emilia, quindi c'è, sto viaggio sta continuando veramente, direi, a gonfie vele, però con uno sguardo già rivolto al 2017, il grande compleanno. Sì, la decima edizione. Quindi ecco, quindi 24 sono i giurati, 4 sono le sezioni, 439 gli elaborati che sono stati valutati veramente. Bel lavoro quindi di valutazione. Sì, e 52 vengono premiati. Quindi vi ringrazio tanto, però devo correre dentro. Allora andiamo a scoprire chi ha vinto la nona edizione di Voci Verdi. Buon lavoro, grazie Maria Nives Stevan. Grazie. Le parole che non so dire è il titolo della poesia che ha permesso a Stefano Baldino di San Pietro di Casale, provincia di Bologna, di aggiudicarsi il primo posto nell'apposita categoria poesia della nona edizione di Voci Verdi. Beh, intanto partiamo proprio da questo elaborato vincitore. Le parole che non so dire, qual è il senso di questa composizione? Trattando un tema complicato come può essere chiaramente l'autismo e quindi cercando di non risultare ovviamente banale e quindi scontato, ho cercato attraverso la documentazione, attraverso il contatto personale anche con alcuni ragazzi affetti appunto dalla sindrome dell'autismo, di cercare di entrare nel loro mondo. Ecco, e quindi le parole che non so dire, quindi è stata l'analisi più che altro dei gesti di questi ragazzi che parlano ancor più delle stesse parole. La cultura come promozione del territorio, ne stavo giusto parlando con Roberto Astuni, il presidente degli albergatori di Bassano. Ecco, sono importanti iniziative così che, quanto abbiamo sentito, stanno riscuotendo molto successo, importanti proprio per attirare comunque turisti e visitatori qui a Bassano. Ma sicuramente sì, anche la cultura è uno dei punti fondamentali per l'economia turistica. E, tra l'altro, questa edizione è già giunta alla nona edizione.
conta già ospiti da tutta Italia, per cui veramente è un fattore importante, ripeto, proprio per l'economia turistica. Il nostro auspicio naturalmente è quello che si continui a promuovere queste bellissime iniziative. Ripeto, la cultura è un fattore determinante per l'economia turistica bassanese. A domani papà è il titolo del racconto con cui Pietro Gai da Feltre si è aggiudicato il primo premio della sezione narrativa della nona edizione di Voci Verdi. Beh, il tema di questa sezione, come quello della poesia era libero, come mai ha scelto questo argomento, questo racconto che mi pare di capire sia anche autobiografico? Esattamente, è autobiografico. Non è stata una scelta, a dire la verità. Era qualcosa che tenevo dentro da molto molto tempo. Questa è stata l'occasione buona in cui ho detto veramente è ora che lo faccia uscire e che gli dia una dignità anche su carta, che non fosse solo un sentimento personale. Esattamente cosa racconta? Quindi a domani papà penso sia un messaggio rivolto al suo genitore. Potremmo dire il viaggio di una vita condensato nell'ultimo percorso, quando nel 2006, l'11 dicembre, ho accompagnato mio padre nell'ultimo viaggio per la cremazione. In 3 pagine mi sono trovato a sintetizzare ricordi che sono tanti flashback e momenti di una vita vissuta insieme per più di 40 anni, momenti della sua vita e della sua carriera, visto che era un ufficiale dell'esercito. Giovanissimo il vincitore della sezione fumetto della nona edizione di Voci Verdi, sto parlando di Davide Dalla Rosa. Davide ha 13 anni, viene da Cartigliano, ha partecipato alla sezione fumetto che prevedeva un tema ispirato alla bicicletta e ha vinto con un elaborato dal titolo Chi ruba una bicicletta ruba un sogno di libertà. Come ti è venuta questa idea che è veramente condivisibile? Chi ruba una bicicletta può rubare un mezzo di trasporto che non inquina e è molto a contatto con la natura. Beh, dato complimenti perché hai vinto questo premio, penso che non te lo aspettassi. Grazie. Come detto, l'edizione 2016 di Voci Verdi, la premiazione è ospitata all'interno di Villa Ca' Erizzo. Siamo nell'incantevole giardino, sede anche della Fondazione Luca. Tal proposito ho avvicinato il direttore scientifico Gian Domenico Cortese proprio per commentare questa ospitata. Del resto siamo anche a pochi metri dal Museo Hemingway, quindi una sede azzeccata come polo culturale. Sì, per noi è un onore ospitare quest'anno la premiazione della nona edizione di Voci Verdi, questa bella iniziativa che ormai si è costruita nel territorio bassanese con grandi risultati, con attenzioni ormai da tutta Italia, nelle varie sezioni della narrativa, della poesia, del disegno, soprattutto dell'attenzione che rivolgono verso le arti i giovani. Ed è per noi un onore particolare ospitare qui, nel luogo in cui il Museo Hemingway celebra anche il ricordo del premio Nobel per la letteratura. Ernest Hemingway, che qui è vissuto, 19enne, volontario della Croce Rossa americana, e qui ha rafforzato le sue radici, la sua voglia di scrivere, di diventare un personaggio importante nella letteratura. A vincere la sezione poesia del premio Giovani è stato Samuele Cerato di Bassano, mentre quella del racconto Federico Campolo, bassanese pure lui. A 12 anni viene da Bassano Federico Campolo, il vincitore della sezione giovani dell'edizione 2016, la nona, di Voci Verdi. Ha vinto con un racconto Una bicicletta per fuggire lontano. Ma perché vuoi fuggire? Perché la storia parla di due ragazzi che a scuola soffrono del bullismo a causa di alcuni ragazzi prepotenti e loro attraverso la bici riescono a scappare da questo problema e grazie alla bicicletta si sentono in salvo e questa bicicletta serve anche per dimenticare le cose brutte e lasciare spazio alla fantasia. Menzione speciale fuori concorso all'Istituto Comprensivo Giardino di Mussolente, rappresentato da Francesca Bosa, Giada Brunato e Anna Zorzi, e all'autore Luigi Fiorentin di Torino.
La bicicletta è al centro dei temi del fumetto, delle attività proposte per i giovani dalla nona edizione di Voci Verdi, quindi si parla di giovani, di bicicletta e anche di sicurezza. E in tale ottica si colloca l'omaggio che Gist Italia, azienda di Rese Pio X, rappresentata qui dalla dirigente Paola Peruzza, ha voluto fare a tutti i piccoli partecipanti. Un caschetto proprio perché è importante, sì, parlare di cultura, ma anche proprio di sensibilizzare i più giovani a andare sulle due ruote in tutta sicurezza. Aderire a un'iniziativa culturale è una cosa sempre assolutamente importante ed interessante anche per le aziende. In questo caso, visto che la bicicletta era il tema principale e la sicurezza per noi anche come azienda, la sostenibilità e la sicurezza vanno per noi sempre insieme, abbiamo aderito con molto entusiasmo e siamo veramente felici di aver partecipato a questa iniziativa. E siamo giunti al termine anche di questa puntata di Mosaico. Prima di salutarvi vi ricordo che se vi è venuta voglia di leggere le opere partecipanti alla nona edizione di Voci Verdi, potrete farlo prendendo questo volume che raccoglie tutte le opere in gara, disponibile presso l'associazione Va Pensiero di Bassano oppure la libreria bassanese sempre di Bassano. E siamo giunti anche al termine, come dicevo prima, di questa puntata di Mosaico. Se vorrete rivedere questa e quelle precedenti potrete farlo sul sito www.tvavicenza.it. da Villa Cairizzo è tutto, quindi grazie per la vostra attenzione e arrivederci alla prossima puntata di Mosaico. Arrivederci. Museo Hemingway, Villa Cairizzo Lucca, Bassano del Grappa. Sono arrivati gli asparagi! Vi aspettiamo nei nostri ristoranti, ristorante Pioppeto e ristorante Dalla Mena a Romano d'Ezzelino. Gist Italia, riferimento per tutti gli appassionati della bici. Ciao da Tiberio, ogni giorno arrivo nella tua città a prezzi favolosi, 1, 2, 3 euro. Alla Corte solo cose buonissime.